Ciao, mare sogno, papagallo, è un berisone, andiamo su tutto, ma sogno una volta da cala, grande, bello, giovanile, che mi spacchino tutto paro, con il solito capello biondo, con la statura teutonica, con il baffetto a sparviero, bello che mi spacchino tutto paro, un mare, ma soprattutto un mare con una minchia grande, impressionante, qualcosa di immenso, un mare bello proprio di caratteristico. La minchia che non maniera trovare, costernato da piccole nicchie, da capitelli, da orifizi, da orpelli, da fontanelle con giochi d'acqua, bari e spruzzi dove le ragazze per bene vanno a dissetarsi e si ricrivono, usai, pare. Abbiamo anche piccole nicchie, praticamente, delle specie di orifizi dove sono raffigurate delle scene mitologiche di una certa importanza anche a livello storico, tipo praticamente gli scuregi che tirava Maga Circe, o i bombini che tirava Cleopasa, o il parrucchino di Pippo Baudo. Abbiamo degli altri locali messi nella parte superiore dell'edificio, cioè dire proprio sul locazzo, raffiguranti dei capolavori di arte contemporanea, tipo una supermezzita che non scherza, che ci ne picca per i piedi, o la macchina di mia frate che non se ne hai mai visto ancora. E magari che è qualcosa di immenso, di incommensurabile, di indescrivibile, di invisibile là dove va. E magari quando mi si srotola lungo un occhio e mi riondo calcagno, e forse che mi stai spacchiando un po' assai, ma lo sai che ci ha fatto. Praticamente pare si diventa una specie di spettacolo della natura paragonabile, che ti posso dire, a un tramonto a Pevara, a una specie di eclissi, a un equinozio, a un quisquizio, a un figlisugaminghi, guarda. Ma comunque la cosa più impressionante, la cosa che veramente ti può cancellare la vita, che ti può portare alla follia, non è tanto chissà. Quando praticamente dei granguglioni che hai vissuto pare che sono qualcosa di incommensurabile, su due specie di computer, pare all'avanguardia nel mondo della telefonia, delle telecomunicazioni, dei Microsoft, di un'importanza capitale, perché se uno malato di mente come Mattia si vuole mettere in comunicazione con sottoscritto, basta che si mette in sintonia con un grandissimo sito internet che hai, ora te stai, io piglio e ti dico www.bbb, ora che lo sai, non mi rompi di coglione mai. Ciao, bene, mi hai visto, occhio faccio, ah, ciao bello, ciao pare.